cassino, che grande squadra sei. Se il cielo è grigio poi, fai belle le domeniche. Cassino, noi tutti siamo qui ad aspettare noi che verrà, che alla vittoria ci porterà. Quando io vi dico un po' la scaletta, come proseguiamo per quanto riguarda, diciamo, questa manifestazione. Mi corre chiaramente subito il dovere di dare la parola al presidente dell'AS di Cassino, Nicandro Rossi, il quale brevemente, oppure quando vuole, insomma, il tempo c'è a disposizione, è tutto suo, potrà illustrare quello che è il programma della società. Presidente. Buonasera a tutti. Allora, io in questa riunione innanzitutto volevo ringraziare il nostro sponsor, che è la Banca Popolare Cassinate, e poi volevo illustrare un attimo il programma che noi abbiamo, insomma. Noi abbiamo costruito una squadra competitiva, una squadra per vincere questo campionato. Quindi noi non ci nascondiamo dietro un titolo. E oltre questo siamo riusciti quest'anno a fare una fusione con la scuola calcio Iemma. Quindi noi in questo momento noi abbiamo circa 500 ragazzi, quindi abbiamo anche un settore giovanile di tutto riguardo. Infatti quest'anno noi parteciperemo a tutti i campionati regionali e provinciali. Partiremo dal campionato esordienti, Pulcini, primi calci, e a passare poi per giovanissimi provinciali, allievi regionali e juniors regionale. Tutto questo cercheremo di farlo in un modo serio. Perché dal 1° di settembre faremo una ristrutturazione del campo 2, dove lì costruiremo campi in erba, faremo 4 campi di calcetto in erba sintetica, di cui uno coperto, e un campo di calciotto e il campo di calcio sempre tutto in erba. E oltre a questo faremo costruiremo anche una struttura per un centro ristoro. Quindi è una società che ha degli obiettivi di lungo termine. Quindi una volta riuscita a fare queste strutture che comunque con l'ok del comune dovremo partire il 1° settembre, possiamo veramente guardare avanti con un futuro, dando un futuro veramente roseo a questa società. Oltre a questo abbiamo, come voi sapete, abbiamo preso un allenatore di categoria che è Grossi, che ha allenato anche in C2, e in mezzo a voi ci sono diversi calciatori che hanno un passato in categorie superiori. Quindi tutto questo non fa altro che sperare che i nostri risultati, quello che ci siamo prefissati, verranno certamente. Quindi oggi, oltre a questo, vorremmo presentare la campagna abbonamenti, in cui abbiamo deciso di mettere a disposizione di tutti i tifosi. Questi abbonamenti verranno venduti nella sede di Via Appia. Quindi chi è interessato può andare in sede a ritirare questi abbonamenti. Quindi nient'altro, io passo la parola al Presidente. Bene, grazie Presidente, un applauso. Diamo la parola al padrone di casa, il dottor Dorado Formisano, presidente della Banca Popolare, nostro sponsor.
Allora, buonasera a tutti, un saluto a tutti gli intervenuti, è un piacere vedere tanti ragazzi qui con la Banca Popolare, con la scritta Banca Popolare, ed una squadra che, da quello che ho sentito dire dal Presidente, è una squadra sicuramente vincente. Ed è vincente per due motivi, perché noi siamo vincenti come Banca Popolare del Cassinate sotto tutti gli aspetti. Sotto l'aspetto sportivo principalmente siamo vincenti. Un binomio, anzi un trinomio, un quadrinomio vincente che se ne possa dire. Perché la Banca Popolare del Cassinate, attenta al suo territorio, al proprio territorio, sostiene tutti gli sport. Il calcio principalmente, perché è praticamente lo sport che tutti quanti amiamo, compreso me, ed è lo sport più bello. Sosteniamo altri sport come la pallavolo, come il basket, come la scherma e altri sport minori, ma che la Banca Popolare del Cassinate sostiene. Ho ascoltato con piacere le parole del Presidente sotto un duplice aspetto. Ha dichiarato che ha fatto una squadra vincente e sono convinto, perlomeno da quello che ho sentito e da quello che ho appreso, siete voi giocatori tutti bravi. Quindi c'è l'imbarazzo della scelta, ma io credo che l'allenatore, il ritorno di Alessandro Grossi, che tutti quanti noi abbiamo tifato nel passato e tiferemo nel presente, riuscirà praticamente ad armonizzare una squadra e a rotazione cercare di sostenere, di far giocare tutti quanti questi ragazzi che sicuramente daranno il proprio contributo alla vittoria del campionato, che sicuramente andremo in Serie D e andremo forse anche oltre. Per due motivi ancora, perché il Presidente oggi ha dato una comunicazione che a noi come sponsor e come amico e come sportivo ci fa immensamente piacere, che il Comune finalmente ha tenuto presente di alcune realtà sportive che possono dare a Cassino quella spinta economica che Cassino ha bisogno. E ricordatevi che intorno al calcio ruota un'economia che forse noi forse non conosciamo perché è occulta. Quindi io mi compiaccio di questa amministrazione che tiene presente dello sport a Cassino e di calcio. Io mi auguro che, così come è presente in questo sport, possa essere presente in tutti gli sport e non siano latitanti come molti fanno in altre praticamente assemblee o conferenze stampa. Perché vedete, c'è una legge che ci deve essere un'eguaglianza, e non si può essere a chi figlia e a chi figliastro. A buon intenditor, poche parole. Perché in una comunità che si rispetta e in una città come Cassino, dove le istituzioni locali partecipano a tutte le manifestazioni, non possono essere e non devono essere snobbate da chi che sia. Quindi questo è un monito e direi un invito a chi eventualmente snobba, che tutti gli sport sono meritevoli e importanti. Presidente, noi faremo una polisportiva, così esatto. Arriviamo a questa cosa. Quindi, in effetti, la cosa è insomma, giusta. Le amministrazioni dovrebbero essere... Noi siamo vicini e non è che tifiamo, ma siamo tifosissimi e supportiamo magnificamente e grandemente questa società di calcio. Per altri motivi. Uno, perché è retta da un imprenditore di grosso valore. Secondo, perché praticamente gli fa onore quello che ha fatto
e poiché anche nel suo campo è stato uno dei primi, sarà uno dei primi anche nello sport. Grazie. Quindi caro Sicandro, diceva un famoso film di Totò: noi siamo uomini e non caporali, quindi siamo vicino a questa squadra, quindi è bene che si sappia, ma non siamo, e siamo vicini, molto ma molto vicini alla squadra di calcio, ma siamo vicini a tutti gli sport. Se noi siamo venuti a fare la prima uscita, diciamo, con questa squadra proprio qui nella banca. E perché noi siamo vincenti? Ma no, ma lo sai perché, Riccardo? Perché noi soltanto attraverso... Tu sei venuto l'altra volta qua a fare la conferenza stampa. Quando andavamo male e io ti dissi, non puoi negarlo, stavamo quasi terzultimi in classifica. Disse che non ti preoccupare, che vinciamo il campionato. Lo abbiamo vinto, dico, mi ci metto pure io, lo abbiamo vinto, perché io sono al tuo fianco, io sono il tuo scudiere, sono il tuo portaborsa. Abbiamo vinto, vinceremo questo, e con quell'organizzatore, con quell'organizzazione che tu saprai dare a questa società, sicuramente noi arriveremo ad altri traguardi. Come lo siamo arrivati anche in altri campi, in 3 anni con il basket siamo arrivati dalla prima divisione alla Serie B, che Cassino non ho avuto mai il piacere di avere, se no una ventina d'anni fa. Questa è la morale, la fa. Quindi io, scusatemi se io mi accaloro, perché se bisogna accalorarci ogni tanto per far capire a certi interlocutori che la vita continua e che ci si incontra in tante circostanze. Io voglio dare un in bocca al lupo a tutti i giocatori che sono pure belli quali uno, quindi sono tutti da 40 anni. Farà da tutor a tutti quanti questi ragazzi, che se li crescerà e se li coccolerà stando al centro allora si chiamava centro mediano, al centro, e quindi darai un po' quegli ordini che in campo non possono dare molte volte gli allenatori, ma che tu dirai: guarda, attenzione, vedremo quello che mi fa. Quindi, con tutto che sta qua, rinnovo gli auguri a te, Nicandro, ma grazie, auguri affettuosi e sicuramente vincibili, sappilo. Quindi auguri, in bocca al lupo a tutti quanti. Io ringrazio a quelli che sono venuti questa sera e mi auguro che avvengano a tutte le manifestazioni che si rispettano. Grazie, e scusatemi se io parlo con un certo fervore, perché io sono così, sia quando parlo per queste cose e sia quando parlo nella mia banca con il consiglio di amministrazione. Quindi questo è il mio modo di parlare. Molte volte non posso parlare, mi trattengo, hai capito? Ma se no, perché io vorrei dei pubblici dibattiti, no? Con persone che oggi può darsi che stanno qua stasera, ma che non hanno il coraggio di affrontare praticamente le situazioni. Nella vita bisogna saperle affrontare, bisogna anche saper perdere, perché nella vita non è fatto soltanto di vittorie, ma anche di... però si perde con onore e non ci si raccoglie. Come? Ma sta parlando altre cose il presidente. Come? Chi? Quest'anno. Ma no, noi siamo vincenti, l'ho detto prima. Parliamo di altre cose. No, noi siamo vincenti. Bene. Grazie a presidente, tutti. Grazie per l'intervento. Vogliamo l'occasione per complimentarci con il presidente per la verve che mette ogni qualvolta viene chiamato in causa, ed una grossa realtà la Banca Popolare del Cassinate, pertanto noi lo ringraziamo vivamente. E ho fatto una gaffa, presidente, prima io volevo accomunare le sorti appunto della Virtus Basket Cassino, che quest'anno
è approdata alla Serie B e che darà tante soddisfazioni. La Serie B 2 del campionato. Sono ignorante in materia, correggete. E la Presidente, io pregherei di alzarsi giusto così per i ragazzi che non la conoscono. Ecco qui la signora Pomisano, artefice di questa galoppata che in 3 anni ha dato grandissime soddisfazioni. Quest'anno si parlerà del Cassino Basket su tutti i media d'Italia, voglio dire giornali anche, e chiaramente da Milano a Palermo si parlerà anche del Cassino, quando è la domenica mattina e il sabato a secondo quando sono gli impegni. Bene, mi correva l'obbligo farlo. Io adesso andrei avanti con questa manifestazione facendo i nomi di quelli che rappresentano i quadri dirigenziali, a seguire poi tutti i ragazzi, tutti i giocatori del Cassino che vedete qui davanti e che voi, molti di voi non conoscono chiaramente, e li chiamerò uno per uno e loro si alzeranno, si faranno, vi girate, vi fate conoscere. Va bene? Allora io procedo. Il Presidente è il signor Nicandro Rossi, qui alla mia destra. Cito anche i vicepresidenti, i quali sono impegnati per lavoro fuori, non sono potuti intervenire, però hanno telefonato, e sono l'ingegner Farenti e il signor Piacentini. Allora, il direttore generale Riccardo Patini, che si fa vedere, eccolo qua il nostro Riccardo, già presidente del Cassino Calcio. Bene, andiamo avanti, poi c'è il direttore sportivo, chi non lo conosce, Antonio Lillo. Il direttore tecnico Nando Carbone, il segretario generale Benito Coppola. Questo è un altro ritorno, c'è un altro ritorno che Nicandro ha centrato. Grosso. Il sottoscritto Ranaldi Gianni, che è un altro ritorno. Poi c'è il signor Riefoli Giuseppe, che è la figura più giovane dei dirigenti del Cassino, il signor Andrea Vigliotta Massella, che sta studiando da presidente, spero, penso, quindi eccolo qua. Poi c'è il signor Iemma Gianfranco, Iemma Rosario, Ficaccio Alberto. Giuseppe Capizzi, calciatore del Cassino, Iemma Claudio, responsabile del settore giovanile, dai primi calci agli allievi. Adesso io vi comincerò così ad elencare i giocatori facendo parte di questa equip. Cominciamo naturalmente dai portieri, no? È chiaro. Allora io li chiamo e poi voi vi fate conoscere e diciamo anche la provenienza da dove vengono questi ragazzi. Della Pietra Luca, classe 91, proveniente dall'Isola Liri. Portiere. Abbiamo detto i portieri, quindi. Allora, Paravano Stefano, classe 96, proveniente dal Comune Ermita. Gazzero Francesco, classe 97, proveniente da Isola Liri. Passiamo ai difensori. Il più vecchio, diciamo il più anziano, il meno giovane, Babbucci Massimiliano.
questo momento rappresenta un po' il cuore di Cassino. Classe, non me lo fate dire, ma lo devo dire, 75. Gianni, scusa, la squadra. La squadra di Cicco. E a Di Cicco però io non l'avevo elencato qua. Vabbè, avete ragione, tu stai qua appunto per dirigere, quindi. E a Di Cicco dove sta? Fatti vedere, eccolo qua, classe 96. Lui è un prodotto del Cassino, se possiamo usare questo termine proprio. Quindi dicevi difensori, Massimiliano Babuscio, l'abbiamo salutato. Casillo Massimiliano, classe 96. Proveniente dal Rocca Secca. Cerullo Marco, classe 96, Neapolis, la società di Napoli. Gennari Francesco, 95, prodotto dal Cassino. Mercurio Paolino, classe 88, proveniente dall'Isola di Oriente Salvatore, no, classe 94, dal Vico e Quenzo. Poi Terra Ernesto, e più giovane dalla Ligata, proveniente dal dell'Isola Liri, classe 78. Tullio Jacopo, classe 90, Isola Liri. E Santilli Gianmarco, 96, proveniente dal Frosinone. I centrocampista, Corsale Raffaele, classe 81, Neapoli. Tu l'hai invitato alla Zazio, ma lui già stava in piedi. Allora, avevamo detto Corsale Raffaele, poi c'è Vito Benedetto, classe 96, proveniente da Sponti. Grossi Gabriele, classe 94, vincitore del campionato dell'anno scorso. Poi Daniele Vittiglio, un applauso. Altro artefice della promozione dell'anno scorso. Poi ci abbiamo Prisco Diego, classe 94. Naturalmente fa parte di quei giocatori che mister Grossi ha ritenuto opportuno fermare qua con la nostra compagine, evidentemente li conosci bene e quindi sicuramente faranno bene anche quest'anno, a me ne l'augurio che li faccio. Poi c'è Lucchese Luigi, classe 96, proveniente dalla Turis. Abbiamo 88. È un augurio che può tornare a rete. 96, ma è scritto qua. Beh, esiste questa cosa di sinduce all'errore, non è un errore di lettura, è nel loro proprio istante. Vabbè. Quindi eravamo arrivati, appunto, dicevo, di Lucchese Luigi, va bene. E adesso un ragazzo che già l'anno scorso, al momento dell'inizio del campionato Under 18, ci ha impressionato, si tratta di Alvin Shalabama. Questo ragazzo è timidissimo, quindi. E passiamo agli attaccanti. Gli attaccanti sono Corsale Raffaele, classe 81, Di Vito Benedetto, classe 96. Già, sono sempre centrocampisti. Chiedo scusa. Però vederli due volte non va male, no? Attaccanti allora. Attaccanti Franco. Giglio Antonio, proveniente dalla nobile terra della Puglia, classe 88, e ha giocato con la Maccarese l'anno scorso. Poi Perrotti Mattia, figlio d'arte, classe 88, proveniente dal Bovillernica.
Radu Johan, l'altro nome non lo dico, classe 97 per il 10 grado. Grazie, un ragazzo di origine rumene. Valle Lorenzo, classe 97, proveniente da Frosinone. Esposito Giuseppe, classe 96, proveniente da Finmaquila. Del giudice Gianmarco, classe 96, prodotto Castinato. Sforza Matteo, classe 98, dal Ceprano. Questi sono la rosa che compongono, diciamo, i giocatori del Cassino. Poi ci sono dei ragazzini molto interessanti, insomma, e speriamo che crescano, mister. Adesso passerei allo staff tecnico. Un augurio che possa rinverdire quelli che sono stati i risultati di qualche anno fa, non tanto tempo fa, qualche anno fa. Il nostro Grossi Alessandro, allenatore della prima squadra. Bene, bene, grazie. Montemito di Gaudenzi, allenatore in seconda e allenatore della Juve. Montemito è stato già un giocatore del Cassino, adesso fa il tecnico e quindi un ritorno anche per lui. Poi c'è Carcone Pasquale, un collaboratore tecnico, sempre avanti di qualche anno fa. Il preparatore atletico Casalese Angelo. Preparatore dei portieri Railvi Franco. E il magazziniere Mario Marra. Quest'anno abbiamo fatto le cose. No, Carletto sta, non lo interrompere, capisci. Allora, lo staff medico è composto dal dottor Sergio Pittiglio, che ho visto in sala. E collaboreranno con lui il dottor Vincenzo Iemma, il dottor Carlo Di Meo ed infine il decano insieme a me, Carletto Alavviso. Adesso io passerei la parola a Eddie Fasani, il quale ci illustrerà un attimino come sta andando, come funziona la campagna abbonamenti, costo degli abbonamenti e l'organizzazione. Chiaramente è coadiuvato da Francesco Panaccione, se ti vuoi alzare così ti conoscono. Ragazzi, buonasera a tutti. Fino a qualche anno fa riuscivo con difficoltà a parlare davanti a due persone, oggi mi trovo una platea, stavo di spalle e non avevo visto. Mi sarebbe piaciuto far parte di questa rosa, anche perché in questa rosa c'è anche un mio coetaneo come Babusci, quindi da questo punto di vista. Per qualcuno che mi conosce sa che ho vissuto esperienze un po' diverse rispetto a quella che sto proponendo insieme a Francesco Panaccione, che riguardavano un po' più il campo rispetto a quello che stiamo organizzando per il Cassino. L'entusiasmo delle persone convenute in questa sala, a cui rivolgo anche il mio ringraziamento e quindi una platea splendida come questa che vedo, mi conforta nel confermare che l'attività che sto svolgendo è quella giusta. E vi spiego in un attimo, molti di voi, dicevo, mi hanno visto più sul campo, da quest'anno svolgo un'attività che presuppone il coinvolgimento delle attività commerciali nell'ambito calcistico. Si tratta di marketing pubblicitario, detto in parole un po' più concrete, il mio intervento sarà breve per ovvi motivi, perché parlerò dell'aspetto economico, quindi del sostegno economico che la società Cassino vuole avere anche coinvolgendo le attività commerciali e la popolazione di Cassino, e quindi riguarda un aspetto che interessa particolarmente al nostro presidente, forse interesserà anche altri, e vi rappresento in pochi minuti quello che stiamo svolgendo attraverso
insieme a Francesco Panaccione. La nostra organizzazione prevede il coinvolgimento delle attività commerciali attraverso delle convenzioni e quindi delle partnership commerciali che ci permettano di creare una collaborazione con tutti gli esercenti del Cassinate per portare un sostegno alla società Cassino. Il nostro obiettivo, oltre a trovare questo sostegno per la società, è chiaro, deve essere anche per un possibile ritorno economico da parte del nostro partner. Quindi tutte le attività che svolgeremo hanno come obiettivo portare un beneficio soprattutto a chi collaborerà con noi per dare un sostegno alla società del Cassino e per avere un ritorno economico. Questo lo faremo attraverso dei metodi pubblicitari che poi chi avrà il piacere di contattarci, a cui proporremo a queste persone i nostri obiettivi. La cosa che ci ha spinti a svolgere questa attività è stata la vittoria del campionato scorso. L'entusiasmo che si è creato a Cassino nel precedente campionato è qualcosa che non si vedeva da anni. Il presidente non si è nascosto ovviamente nel puntare a campionato di vertice nell'ambito dell'eccellenza, ma l'obiettivo vero della società Cassino è probabilmente arrivare ai vertici e quindi arrivare alle soglie del professionismo, quindi alla Serie D. Ma soprattutto l'obiettivo della società Cassino è dare continuità, quindi dare la possibilità alla città di Cassino, ai tifosi, alla società di avere una continuità sportiva nei prossimi anni. Quindi cercare di valorizzare quello che è stato fatto in passato, ma dare una continuità negli anni. Ovviamente, se chiedo al Presidente qual è il suo obiettivo finale, penso che l'obiettivo di partenza è l'approdo in un campionato della Lega Nazionale Dilettanti. Il Presidente penso non si ponga degli obiettivi, come obiettivo ultimo quello del campionato nazionale dilettanti, ma un obiettivo valido potrebbe essere anche il salto nel mondo del professionismo. Dopo le riforme ovviamente questo salto è particolarmente oneroso e difficoltoso, ecco perché ci siamo presi l'onere di sviluppare il marketing pubblicitario e tutta una serie di progetti e di iniziative che permettano a questa società di prepararsi, dopo aver vinto questo campionato ovviamente Presidente, di prepararsi a un possibile salto nei prossimi anni nel mondo del professionismo. Quindi dal punto di vista commerciale abbiamo aperto pure una pagina su Facebook, quindi metteremo anche i nostri contatti. Ringrazio le persone che partecipano, ringrazio, il mio ruolo prevede che soprattutto per Ruffianeria ringrazi gli sponsor presenti che già fanno parte del nostro progetto, ma soprattutto che vado a ringraziare quelli futuri, e quindi da questo punto di vista rivolgo a loro un profondo ringraziamento. Per quanto riguarda la campagna abbonamenti, insieme con la società abbiamo deciso di sviluppare questa tipologia di abbonamento. Sono tre, sono molto piccoli, quindi lascio qua solo per difficile vederli. Abbiamo proposto tre soluzioni che riguardano la tribuna centrale, e quindi questa serata serve anche come lancio della campagna abbonamenti. Tribuna centrale per quanto riguarda gli uomini ad un costo di 100 euro, per quanto riguarda le donne sia per la laterale che per le centrali un costo di 40 euro, e sarà per la prima volta credo Presidente un abbonamento rosa, mentre per le tribune laterali il costo dell'abbonamento sarà di 40 euro. So che il segretario Coppola ha già degli abbonamenti, c'è anche il tesoriere, chi volesse sottoscrivere già da stasera qualche abbonamento siamo propensi e ben accetti, sono propensi e ben accetti. Per quanto riguarda invece i punti che prevedono la vendita degli abbonamenti, abbiamo deciso di instaurare due punti convenzionali che sono la segreteria dello stadio, e quindi avrete le informazioni su tutti i social network e attraverso Facebook, e quindi attraverso anche dei volantini che verranno pubblicati in Cassino avrete gli orari per poter sottoscrivere questi abbonamenti presso la segreteria con il nostro segretario Benito Coppola. L'altro punto convenzionato è il Civico 29, il bar, conoscete il Civico 29, il bar che è al centro di Cassino per il corso, e l'altro nostro punto di riferimento per l'acquisto degli abbonamenti. Penso di aver detto tutto in maniera molto sintetica, sono entusiasta di vedere tanta gente e colgo l'occasione per fare un caloroso in bocca al lupo al mister per il prossimo campionato, e soprattutto un grosso in bocca al lupo a voi giocatori, perché Cassino sta aspettando di arrivare al posto che merita. Quindi grazie a tutti e buonasera a tutti. Ciliegina, come si dice sulla torta, e passo la parola al mister Grosso, il quale sa lui quello che deve dire e sa lui come farci sognare. Grazie Sam. Sì.
sicuramente per me, intanto buonasera a tutti, sicuramente per me parlare davanti a tanti amici è una grossa emozione, non è facile, l'emozione è forte. Ritornare in questa città e indossare questa maglia, penso per una persona di Cassino è il massimo. Perché sento tanta voglia dentro di me di poter riportare ancora una volta questa città dove merita di stare. Ringrazio tutta la società che mi ha accolto in modo caloroso e veramente bene, ma permettetemi di dirlo, io devo ringraziare il Presidente perché mi ha dato questa grande opportunità, quella di ritornare ad allenare la mia città, che è il massimo per una persona del posto, perché veramente è un'emozione forte, ma allo stesso tempo sono determinato, carico, per poter ancora una volta, dico, tornare minimo in Serie D, perché l'obiettivo mio sinceramente è di riportare questa città in Serie C. In questi due mesi, dicevo, ho trovato una società che sinceramente mi ha fatto trovare subito a mio agio. I miei collaboratori che in questo periodo mi hanno dato veramente una grossa mano in tutto, si sono messi a disposizione in tutto, mi riferisco al direttore generale Riccardo Patini, al direttore sportivo Antonio Vito, a tutti i collaboratori senza fare, diciamo, Gianfranco Ema, Rosario, altri che forse adesso non mi vengono nemmeno in mente, ma soprattutto a una persona che mi è stata sempre vicino e che mi ha dato una grossa mano, sinceramente è Nando Carbone. Ho cercato di allestire una squadra secondo me competitiva, importante, formata da oltre da calciatori ma da uomini seri, determinati, che vogliono raggiungere un obiettivo, perché noi abbiamo solo un obiettivo nella testa da quando sono arrivato qua, io come loro, quello di vincere il campionato, non ci nascondiamo, non abbiamo paura, vogliamo vincere, e questa è la realtà, perché noi dobbiamo vincere, perché Cassino merita minimo la Serie D, non possiamo stare in queste categorie, con tutto il rispetto per gli altri, ma noi, la società, perché anche la società sinceramente è una società forte, una società che vuole raggiungere obiettivi, e noi non ci possiamo nascondere dicendo sempre, sa, mo vediamo, no, noi vogliamo vincere, non ci mettiamo paura, sappiamo che per vincere non è facile, è difficile, però ci sta tutto per vincere, cioè abbiamo una tifoseria con tutto rispetto per gli altri che non c'entra niente con questa categoria. Ma non lo dico perché, giusto per dirlo, è che l'abbiamo dimostrato nel passato, in eccellenza, in Serie D, Serie C, io penso che noi dove siamo andati, penso che siamo stati sempre la squadra che giocava in casa. Una tifoseria così forte non ci possiamo togliere il terribile. Dicevo che abbiamo vestito una squadra importante, ringrazio il Presidente che mi ha dato l'opportunità di ritornare in questa città ad essere allenatore, ma mi ha dato anche la possibilità di scegliere uno per uno tutti i componenti di questa rosa. Ecco perché grazie Presidente, e darò ancora di più di quello che sicuramente ho sempre fatto, serietà, impegno, lavoro, penso un minimo di competenza, penso di averlo anche dimostrato, però come si dice, il passato è passato, oggi è il presente, devo ancora dimostrare, perché nel calcio è sempre l'evoluzione, bisogna vincere, e noi siamo determinati, tutti determinati, chi è venuto a Cassino sa che come obiettivo il Cassino è che dobbiamo vincere. Dicevo, mi ha dato la possibilità di scegliere uno per uno i calciatori,
cercando giustamente, ho delle grosse responsabilità, ma non ho paura su questo, perché è giusto che sia così. Se l'allenatore sbaglia è giusto che parli, perché così deve essere. Io dico solo una cosa, che metterò a disposizione dal primo giorno che sono arrivato a Cassino, non solo nella mia mente, ogni giorno, ogni momento, sempre, la voglia di vincere. Sempre. Sarò determinato, concentrato. Sono la persona che vive giornalmente solo per vincere. E noi lo sapevo. Io penso che con l'intervento di mister Sandro Grossi abbiamo terminato questo bellissimo incontro. Come aveva accennato il presidente della banca, dottor Formisano, come se fosse una famiglia, e questo ci dà il coraggio di andare avanti. Il mister Grossi è stato chiaro, molto chiaro, per quanto concerne gli obiettivi che si prefigge questa società. Noi auguriamo a noi stessi e a te Sandro e ai ragazzi che tutto questo possa realizzarsi e che arriveremo a maggio per fare quella magnifica festa che quest'anno abbiamo fatto allo stadio Gino Salvini alla chiusura del campionato. È stata veramente una cosa grandissima, mi hanno addirittura, per chi gli amanti, i frequentatori di Facebook eccetera eccetera, è arrivato addirittura a Milano, niente di strano. E qualche mio parente si è congratulato, mi ha chiamato da Milano, insomma, per dirmi, ho visto su Facebook questa grande festa. Quindi noi speriamo di poterla ripetere, lo speriamo veramente. Io vi ringrazio a nome del Presidente, vi ringrazio personalmente, e l'appuntamento per il 7, inizio del campionato il 7 di settembre, poi il mercoledì successivo inizia la Coppa Italia. Avremo delle amichevole, io a questo punto direi anche gli impegni che il mister Grossi, l'avete sicuramente letto sui quotidiani, però lo ripetiamo, noi abbiamo una partita con il 9 mi sembra, no, il 20, il con, no, quella che facciamo è amichevole, sì, sì. Sì. Ecco, 9, lo vuoi dire tu mister? Sì, facciamo un'amichevole il 9 sopra il campo del Colosseo con una rappresentativa locale. Alle 20 di sera. Bene, grazie a tutti. Buon divertimento con il Cassino Calcio e la Virtus Basket Cassino. E allora eccoci qui in compagnia di mister Sandro Grossi, il quale ha finito poc'anzi di illustrare quello che sarà il programma del Cassino Calcio, nel senso proprio strettamente dell'attività agonistica. Sandro, è un campionato, i campionati sono sempre tutti difficili, sempre, dalla terza categoria alla Serie A. Però tu sei navigato in queste cose, quindi è inutile, come dici tu giustamente, non ci nascondiamo. E allora, che cosa ti senti dire per i tanti tifosi? Ma intanto dicevo prima che non è una grossa emozione ritornare ad allenare la mia città, è una soddisfazione enorme, allo stesso tempo una grande voglia di fare bene, di portare questa città sicuramente nelle categorie che sicuramente sono importanti, nel senso il primo obiettivo è la Serie D, che è sicuramente un campionato molto importante. Io quello che posso dire ai tifosi, che metterò a disposizione di questa città, di questa società e di tutti la mia serietà, il mio lavoro, la mia competenza per poter raggiungere quell'obiettivo che ci siamo prefissati, cioè quello di vincere il campionato. Questo darò tutto me stesso per riuscire nell'intento. Bene mister, quest'anno sono stati fatti, chiamiamoli acquisti, sì. La difficoltà di questo campionato è individuare i 97 giovani in sostanza, tu l'hai fatto con dovizia, stai lavorando dal mese di giugno, dai primi giorni di giugno, i ragazzi sono sicuramente interessanti, sì. Questa sarà giustamente la svolta di questo campionato, sì. Indovinare sì. I ragazzi di Lega. Secondo me sono importanti perché 4 undicesimi su 11 devono giocare sempre dal primo minuto, il che significa che deve avere nella rosa almeno 10 under,
e chi secondo me ha gli under più bravi, secondo me alla fine fa la differenza, a prescindere da quelli gli over. Quelli più importanti secondo me gli under, perché il giovane è sempre giovane, no? Se hai quello bravo, quello già pronto, scaltro, che non ha paura, perché la pressione di Cassino, insomma, la tifoseria è una pressione diversa, importante. Se caratterialmente sta nelle condizioni giuste, secondo me sono quelli che possono fare la differenza. E noi nella rosa secondo me abbiamo molti giovani interessanti, e facendo un certo tipo di lavoro, facendoli capire che sia sotto aspetto tecnico-tattico e caratteriale danno quello che devono dare, secondo me noi possiamo fare bene bene. Bene, noi lo ringraziamo, ammesso, lo lasciamo perché una giornata viene anche dagli allenamenti mattutini e pomeriggio. Grazie Gianni, buonasera. Quindi, la serata è stata bella. Avremo modo sicuramente a disposizione. Bene, buonasera a tutti, grazie. E forza Cassino. Grazie. Siamo qui in casa della Banca Popolare Cassinate, sponsor del Cassino, ma io direi mecenate dello sport in genere. Il presidente dottor Donato Formisano ha avuto modo di spiegare che la banca, oltre all'attività, sta vicino al mondo culturale e tutto ciò che succede culturalmente e sportivamente sul territorio del Cassinate. Presidente, intanto grazie, sei stato veramente bravo anche con quella solita verve a così mostrare la passione per questo e tutti gli sport. Ma vedi, tu hai parlato di casa della Banca Popolare del Cassinate, questa è la casa dei Cassinati, certo, tengo a precisarlo, è di Cassino questa, io ho il piacere e l'onore di rappresentarla, ma la Banca Popolare del Cassinate è una cooperativa formata da 1600 soci e da 60.000 clienti, quindi è la banca di Cassino e che è aperto a tutti i cassinati, a prescindere dallo sport. Vedi, io sono uno sportivo nato, principalmente del calcio, però poi ci sono altre passioni che man mano, vuoi per motivi familiari, vuoi per motivi di soddisfazione, si diventa anche tifosi di altri squadre, di altri sport. Sono un tifosissimo del calcio e quindi per me il calcio sta al primo posto, però sono anche tifoso di tutti gli sport, a iniziare dalla scherma, a iniziare dalla pallavolo e non ultimo il basket. Il basket, oltretutto, che a Cassino ha dato una grossa soddisfazione. È vero. Vedete, i cassinati e anche coloro che amministrano Cassino non hanno capito che cosa può portare a Cassino una squadra di serie B. Vedete, tutti i giocatori, i genitori, i parenti potrebbero venire a Cassino, un turismo sportivo. Quindi noi siamo costretti a giocare non a Cassino, pur portando il nome di Cassino, ad Adino. Quindi questo, insomma, non vogliamo né polemizzare, noi ci auguriamo che un prossimo futuro non lontano la squadra di basket, così come la squadra di calcio, possa giocare a Cassino per dare lustro non solo a chi l'amministra provvisoriamente, certo, certo, ma io credo a Cassino e tutto il Cassinato. Quindi noi siamo veramente attenti al territorio, noi siamo una banca dove vogliamo il bene di Cassino, vogliamo che Cassino possa crescere sotto tutti gli aspetti, sotto l'aspetto culturale, sotto l'aspetto sociale, sotto l'aspetto sportivo, perché sappiate, quando c'è una crescita di questi fattori c'è una crescita economica e quindi c'è una crescita per tutti quanti noi, compreso la Banca Popolare del Cassinate. Scusatemi, noi sponsorizziamo, supportiamo, però anche noi abbiamo un ritorno d'immagine, un ritorno praticamente di tutti gli sportivi che praticano lo sport e che possono tener conto della realtà di Cassino e del Cassinato. Presidente, grazie per le belle parole che spendi sempre per la città e per i cittadini di Cassino. Ma ancora grazie. Noi abbiamo la fortuna di avere grandi uomini. Ecco, è un grande uomo è Nicandro Rossi. Vedete, e io direi, non vorrei offendere, è un imprenditore che viene dalla strada, che sa i sacrifici e saprà amministrare molto bene questa squadra, e io sono convinto che noi, voi
l'allenatore ha parlato di professionismo e di lo sport, il calcio in campo nazionale, certo. Ma io sono convinto che Nicandro porterà la squadra di calcio di Cassino in alto e noi molto probabilmente faremo pure noi, così come il Frosinone e il Latino, faremo la Serie C e anche la Serie B. Abbiamo tutte le possibilità di poter avere una squadra di alto, ad alto livello, che possa rappresentare Cassino non solo nella provincia di Frosinone, non solo nell'Adria, ma io credo in Italia. Cassino è una grande città, Cassino ha grandi cittadini, Cassino ha grossi operatori economici, Cassino è bello, noi la faremo ancora più bello, caro. E con questo augurio noi vi salutiamo, è tutto dalla sala dei congressi, dalla Banca Popolare del Cassinate. Buonasera a tutti e buon divertimento con la Virtus Basket Cassina e con il Cassino Calcio. Buonasera a tutti. Grazie. Cassino, che grande squadra sei, se c'è lo grigio poi.